nubifragi che hanno causato frane e vaste inondazioni in Italia e Svizzera mostrano una volta di più la vulnerabilità ai disastri naturali. In Svizzera la zona più colpita è l'Alto Ticino, con particolare riferimento all'Alta Valle Maggia. Il consigliere federale Ignazio Cassis ha espresso le sue preoccupazioni per l'ennesimo episodio meteorologico estremo, costato la vita ad almeno 4 persone. Che cosa sta succedendo? È la domanda che viene spontanea un po' a tutti. Andremo avanti così tutta l'estate a vedere una catastrofe naturale dopo l'altra o smetterà? Chi lo sa? Nessuno lo sa, ma certamente che questa vicinanza e che questa ripetizione a una settimana ci tocca profondamente, ci fa capire quanto fragili siamo. La presidente svizzera Viola Amherst ha scritto sui social media che la situazione rimane difficile. La situazione non ci permette al momento di escludere di doverci confrontare con altre vittime. In Italia circa 200 persone sono state evacuate dai centri abitati e dalle vallate alpine nord-occidentali fra Piemonte e Valle d'Aosta. Per Fabrizio Curcio della Protezione Civile la priorità è il ripristino della viabilità e dei servizi essenziali. L'allerta gialla si è spostata nel nord-est. L'Italia attende la costruzione in Albania di due centri di detenzione per i richiedenti asilo. Nel novembre scorso la Premier Giorgia Meloni e il collega albanese Edi Rama hanno firmato un accordo in cui l'Albania si impegna a ospitare i migranti accolti dall'Italia in due CPR, due centri di permanenza per i rimpatri sul suo territorio. Il governo italiano ne ha previsto l'apertura per l'inizio di agosto per un massimo di 36.000 migranti all'anno. Alcune inchieste di stampa spostano l'inizio delle operazioni alla fine dell'anno. Meloni ha voluto l'accordo nell'ambito di un piano di investimenti in Africa per fermare l'afflusso di migranti, le traversate del Mediterraneo. L'intesa è contestata dalle organizzazioni per i diritti e dall'opposizione che critica anche i costi, 600 milioni di euro all'Albania in 5 anni. La commissaria agli affari interni, Ylva Johansson, ha definito la politica italiana sui migranti al di fuori del diritto UE. Oltre la metà degli stati membri però ha chiesto alla prossima Commissione europea proprio di esternalizzare l'accoglienza dei migranti. Oggi affrontiamo un tema delicato che riguarda la viabilità, però è molto di più perché è una zona cittadina che riguarda un presidio importante come il Policlinico. Parliamo di via Santa Sofia, di quello che succede quotidianamente per raggiungere soprattutto il pronto soccorso del Policlinico, un vero e proprio intasamento, a volte uno sbarramento da superare anche per le situazioni emergenziali. Ecco, una situazione che è stata stigmatizzata, evidentemente non ci sono ancora soluzioni, ma cosa bisognerebbe fare? Le soluzioni sono abbastanza semplici. Sono stati portati al comune, al sindaco, all'assessore, al vice sindaco. Più c'è la commissione pure che viabilità che si sta interessando, sono venuti a vedere. Il problema è che da settembre che io combatto con questa cosa, lavorando al pronto soccorso, è perché sono capitati delle situazioni di intasamento che hanno bloccato le ambulanze in codice rosso anche per 2 minuti. Io casualmente ero col presidente della commissione e abbiamo fatto un video che è durato 2 minuti per fare 30 metri l'ambulanza e là potevo esserci io, poteva esserci lei, poteva esserci il sindaco, poteva esserci chiunque. E in quella maniera a 30 metri bloccato, quando puoi salvare una vita, è veramente assurdo. È impossibile, va risolto là. Là va risolto, cerca anche in maniera molto semplice, levando il cordone, il cordolo che c'è davanti. O altre soluzioni più complicate potrebbe essere soltanto fare la via in salita. Voglio dire, non è difficile, non è difficile. Certo, il problema atavico è proprio la sosta, i parcheggi, mancano probabilmente delle aree più attrezzate o in alternativa una via d'accesso riservata solo all'emergenza. Sì, ma la via d'accesso c'è già nel piano. Il problema è che la via d'accesso passa davanti a un parcheggio, davanti a un ingresso per la direzione sanitaria, quindi non si può utilizzare. Il problema è importante e va risolto assolutamente in maniera brillante, spero, dall'amministrazione, ma in tempi rapidi, perché poi ricomincia a settembre la scuola e ci sarà di nuovo un casino pazzesco. Ma non è solo per il pronto soccorso, ma anche tutti gli utenti che vanno negli ambulatori perdono le visite perché si bloccano, non ci sono parcheggi e anche c'è un'inciviltà dei cittadini perché il comandante Vigili Urbani ha transennato la zona davanti al pronto soccorso, dopo 10 minuti si erano portati le transenne. Quindi anche questo vuol dire.
Qualche giorno fa 40 ettari di macchie mediterranee sono andati in fumo a San Gregorio e le fiamme si sono avvicinate pericolosamente a una villetta di via Catania, tanto che i carabinieri della sezione radiomobile di Gravina di Catania sono intervenuti per portare in salvo i residenti. L'incendio, alimentato dal vento di scirocco, ha lambito alcune villette circondate dalla vegetazione, in particolare una casa nella quale due nonni ottantenni e il loro nipotino di 3 anni, dopo aver pranzato, stanno facendo la pennichella pomeridiana. Nel loro servizio di monitoraggio, i carabinieri, essendosi accorti che la villa era avvolta dal fumo, hanno valutato che andava evacuata. A quel punto i carabinieri hanno scavalcato il muro di cinta e sono entrati nel giardino raggiungendo una finestra per guardare l'interno e capire dove si trovassero gli inquilini. Mentre la coltre di fumo diveniva sempre più densa, i carabinieri sono entrati e hanno chiesto se in casa con loro ci fosse qualcuno, scoprendo che assieme ai due coniugi vi era il nipotino addormentato nella culla. Un militare dell'arma dunque si è precipitato nella cameretta, ha preso in braccio il piccolo e corso all'esterno, dove i due anziani erano stati accompagnati dal collega, mettendo con sé in salvo l'intera famiglia. Tanta paura con il lieto fine che è stato assicurato dai militari dell'arma prontamente intervenuti. Oggi parliamo del terzo settore, che è un settore molto ampio naturalmente, ma abbiamo preso come partner e come esempio l'AD di Wonderland, che si occupa di oncologia pediatrica. Ma il terzo settore è molto ampio ed è uno dei maggiori collanti della società. Ha bisogno ovviamente del settore che produce, perché una certa ricchezza che viene prodotta dal settore appunto produttivo possa poi in qualche modo passarsi a questo terzo settore, che è fatto in gran parte di volontariato, ma dove pur dei denari sono necessari per le strutture, per alcune professionalità, in modo tale che tante ferite o tanti scollamenti e frammentazioni che si creano. Ci troviamo qui all'Hotel Nettuno, dove si è svolta questo interessante evento, questo meeting in occasione del passaggio della campana da Giuseppe Maugeri a Nello Longhitano, ed è per quanto riguarda il Rotary Catania Duomo 150. Sono stati momenti sicuramente significativi, emozionanti, e hanno partecipato anche il gruppo di Sigonella. Sono qui con il dottor Alberto Lunetta, rappresentante NAS. Buonasera a tutti, noi siamo qui oggi presenti con una delegazione di marinai che appartengono al reparto di manutenzione velivoli che si chiama AIMD. Il motivo per cui siamo stati invitati qui è perché loro praticamente hanno collaborato nel corso dell'anno rotariano con il presidente Maugeri a dei progetti di volontariato, e quindi oggi gli è stata consegnata una targa per ringraziarli di quella che è stata la loro attività di volontariato. Quindi siamo contenti, è stata una bella serata, abbiamo avuto anche la possibilità di socializzare con i soci e quindi siamo contenti. Bene. Ernesto. Lui si chiama Matteo. Dove vieni? Cosa? Non ti ho sentito. Ah, oh, Philadelphia, in America. San Diego. Bene, allora, i nostri saluti anche allora vanno all'America. Grazie. E a te sempre per il tuo bel lavoro, è importante. Grazie, grazie, grazie a tutti, soprattutto grazie a Rotary che ci ha ospitato questa sera. Signor Sindaco, una domenica importante per la comunità di Maletto, per lo sport, per la solidarietà e soprattutto un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA. Siamo orgogliosi di questa giornata organizzata oggi, grazie ad Andrea Bonina. Ringraziamo il padre per aver fondato la squadra a Maletto, che siamo onorati di ricordarlo quotidianamente. Ringraziamo tutti quelli che hanno reso importante questo evento, in quanto la ricerca è alla base della risoluzione dei problemi. E risolvere una malattia così rara e collaborare all'eventuale risoluzione, ne siamo orgogliosi. Ringraziamo il già assessore onorevole Maglio Messina di aver reso importante la realizzazione di questo campo. Ringraziamo Gaetano Covagno per la vicinanza che ci dimostra quotidianamente, e gli onorevoli Carla Oteri e il neo deputato Giuseppe Milazzo e Ruggero Razza. Grazie.